guys, benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qua ragazzi, dopo molto tempo, a un nuovo gameplay di Outlast. Abbiamo visto che è uscito ultimamente il... credo che sia un DLC piuttosto che un Outlast 2. Però un DLC di Outlast vuol dire che è un altro gioco, quindi bene, questo va bene. Quindi però io ancora non ho finito il primo Outlast e quindi direi di continuare il nostro primo Outlast. E magari quando l'abbiamo finito, se la serie vi piace, lo continuiamo, anche se ho visto che è molto cacasottevole anche il secondo. Quindi, pronti a scagazzarci addosso ragazzi, andiamo su Outlast. La volta scorsa eravamo arrivati, diciamo, al capitolo 2 di Outlast. Eravamo riusciti ad uscire da quella cacchio di cantina, stavamo per uscire dal manicomio. E poi un dottore ci ha fatto una siringa e ci ha portato in una specie di manicomio con la camicia di forza. Però adesso speriamo di cagarci sotto il meno possibile. Però la cosa bella è proprio quando mi cago sotto. Quindi alza la voce, Jonathan. Mettila a 200. Anche perché voi se vedete che ho le cuffie, ma io ho le cuffie solo per registrare l'audio. Qua dentro non ci sento manco cacchio. Quindi è meglio che caccio un po' di vecchia fuori. Ecco qua. Vedo una mano. Cacciamo quest'altra ricchia fuori. Una croce. Tu sei la croce mia. Graficamente, ragazzi, questo gioco è fantastico. A me piace un sacco. Allora, bene. Rest in peace. È arrivato anche Undertaker. Benny here, follow this. Oh, quindi mi posso nascondere anche qua sotto, mi sa. Che cacchio! Puzza passano! Mi hai fatto già cacare addosso. Come faccio ad abbassarmi per nascondermi? Così mi nascondo qua sotto. Però credo che possa uscire, cioè non serve a niente per il momento nascondersi. Ecco, vedo facce di persone che non mi piacciono. Non guardarmi. Ok, io direi di scappare subito. Che cacchio! What a questo. Come si scappava? Cioè come si mi devo ricordare un attimo da. Ah, con il reuto. Che cacchio è successo qua dentro? Ma che hai combinato? Che cacchio? Prendo guardato, dicevo di non. Però con l'iPad davanti là non leggo un cacchio. Guarda questo che fa, sembra Polifemo. Quando stava bello. Ok. Questi due sono lunghi. Sei brutto. C'hai mal di pancia. Quello con la sedia a rotelle, Jonathan. Quello con la sedia a rotelle. Non mi date fastidio, io non vi do fastidio. Io sto cercando solo di andarmene da qua dentro. Come si attivava la luce infrarossa? Ok, nel caso. Tu mi hai fatto cagare sotto la volta scorsa, bastardo! C'è questo che va avanti indietro con le macchie di sangue. Io apro le porte poi così. Ed è tutto buio da dentro. Ok. Qua invece cosa c'è? È chiusa. Ma adesso l'obiettivo quale sarà? Puzz, passanuai! Porca miseria. Io poi sono un cacasotto. Perché mi hai fatto quello? Perché? Bastardo, ti eri nascosto apposta, bastardo. Io ti ho detto già scannato. Non ti posso nemmeno aprire. Ti volevo picchiare. Che vuoi tu? Stai cantando una canzone di Gigi D'Alessio. Qua ce ne esce un altro? No. Qua? A me mi piace cagarmi sotto, ragazzi. Qua dentro non c'è nessuno. Qua cosa c'è? Un termosifone, la scala B. Oh, qua c'è qualcuno. Ma non prescindere, no. La voleva solo la fede. Tu sei scemo, io. Ok, c'è uno che dorme. Buongiorno. No, non avere paura, non ti faccio niente. Tranquillo. Caco mai. Caso mai mi fai paura tu a me. Oh oh. Qua c'è...
Che state facendo qua dietro, ragazzi? Non fate i pornazzi. Questo è solo un posto per nascondermi, forse. O per andare da qualche altra parte. Non togliere la telecamera, solo per... Come si fa? Che cacchio di paura! Hai visto questo quanto è brutto? Se l'è mangiato. Tu sei malato, anzi io sono malato. Qui c'è della luce. Qui c'è un cacabicchiere. Un altro poliziotto e uno che scappa. Porca miseria, questo gioco mette proprio l'inquietudine. Infatti mi sta venendo già l'ansia. Scusi, posso andare di qua? Per quello che vi è accaduto mi sa di no. Però io devo andare avanti col gioco. Ma sono risalito dove stavo prima praticamente. No. Per salire su una sporgenda, muoviti verso di essa. Ok. Ah, io stavo dalla stanza di fronte. Qua era dove c'era quel pazzo che diceva non mi guardare. Qualcosa del genere. Purtroppo con l'iPad in quella posizione dove abbiamo messo la telecamera, ragazzi, non riesco a leggere bene. Se no, non correre di qua che ti picchio. Ok. Good. A nice provide away, follow the blood. Segui il sangue. Nuovi obiettivi, segui il sangue. Oh oh, la camera a gas. Che cacchio adesso muoio qua? Dove si esce? Ah no, è solo una stanza di disinfezione. Ok, bene. Qui ci sono macchie di sangue, qua sotto. Magari c'è qualche pila. No. Che la telecamera io non la posso usare. Guardiamo qua. Porca miseria, sto gioco mette l'ansia. Guardala, che cacchio, un piede. No. Del sangue. Delle telecamere. Ehi, ciao, sei su Italia 1. E non lo sapevi. Le frecce indicano. Gira per lo scarico. Allora, giù per lo scarico con il sangue, ha detto. È l'unica via d'uscita. Giù per lo scarico, giù per lo scarico. Che è una canzone? Giù per lo scarico, giù per lo scarico, giù per lo scarico, giù per lo scarico. È che sei uno stronzo. Non si dice. Down to the drain. Giù per lo scarico. C'è scritto anche là. Vediamo qua cosa c'è. Un computer, vai, chattiamo. No, non è un computer. Però dei documenti. Ok, abbiamo trovato i documenti. Non li leggo, ragazzi, perché ci vorrebbe troppo tempo. Ok. Manco in Resident Evil li leggevo. Siamo andati giù per lo scarico. Qua c'è una porta semichiusa. Qua una qua dove prima non potevo entrare. Chiudi le porte. Cioè le porte sono chiuse. Qua dovrei poter andare di qua. Che cacchio è successo? Che cacchio sta succedendo qua? Ma ora vorresti fare la stessa cosa con me? No, ti prego, Perché non stai zitto? No, chi sta parlando? Io non dico niente. Io vado di qua e non ti do fastidio, fratello. Ce n'è un altro qua! Che cacchio? Che cacchio è il dottore? È il dottore? Oh, oh, oh! E mo? Per scappare dove... No, mi segue pure qua. No, mi segue, dove vado? Oh cacchio. Mi ha fatto, sto bastardo, mi hai fatto. Ti ho chiuso la porta in faccia, fa mucco. Non lo saprai mai che sono qui. Non lo saprai mai. Ho aperto una porta e mi sono trovato il dottore di faccia. Porca miseria.
Ok, ma non mi stava seguendo più. Cioè, ho chiuso una porta, lui non sa aprire le porte. Quindi credo che adesso dovrei poter uscire. Cioè, l'ho chiuso dentro. Bene, ok. E tu pure sei una specie di dottore che mi fai male. No, no, io non sto parlando, sto in silenzio. Shh, silenzio. Cosa c'è qua? Una batteria, buona. Qua sotto? Il computer. Non c'è un cacchio qua. Troppo sto fatto che la telecamera si scarica. Ok. Posiamo la telecamera. Andiamo qua. Qua dove stavo quel cacchio di dottore. Cioè, ma perché si chiama il dottore? Non ho capito. Che non c'ha niente di Dottor Who. Cioè, forse solo la zella del nonno. Ah, ecco qua. Ho aperto le porte di Roma. E ora? Follow the blood. Dove sta il sangue? Devo andare di là, lo so. Segui il sangue. Che cacchio di paura! Puzzamassa nuai! Perché? Perché? Perché mi fai questo? Perché? Perché? Perché mi fai questo? E chi è quel bastardo che diceva stai zitto? Ma qua stai zitto, tu devi morire ucciso. Che cacchio di paura! Puzzamassa nuai! Speriamo che mo non trovo l'altro dottore. Puoi passare un grande guaio. Devi proprio morire schiattato in corpo. Ok. Security room, mi piace. Mi sa molto di sicurezza. Oh, due dottori al prezzo di uno. Qua c'è una botteria. La botta di vita. Ah, la porta è chiusa, non mi fate niente. Alla faccia. C'hanno il pisellino da fuori, guarda. Per saltare a grappati. La lingua, il fegato. Jonathan, poi ovviamente ci metti qualcosa su quei piselloni. Ok. Per adesso mi sono cagato sotto abbastanza. Qua ci sono i piselloidi ancora. Su quelli qua stavano. Però noi superiamo la loro finestra e andiamo al livello successivo.